siamo quasi, ci siamo quasi, adesso entriamo proprio nel tema di questo convegno. Allora, volevo cominciare leggendovi veramente brevissimi estratti, due brevissimi estratti di un libro scritto da Lucien Poincaré, che non è, era fisico anche lui, però era cugino di un Poincaré più famoso che è Henri Poincaré, che chi farà matematica e fisica lo conoscerà, o se non lo conosce già. E sentite che cosa scrive nel 1909, sentite perché è veramente interessante questo tratto, in un libro che è La nuova fisica e la sua evoluzione, nel 1909. Il pubblico, ora numeroso, che cerca di tenere il passo con il movimento della scienza, dirà certo che viviamo in un'epoca davvero eccezionale, segnata da crisi profonde e piena di straordinarie scoperte, la cui singolarità supera tutto ciò che si è conosciuto in passato. Spesso si sente dire che la fisica, in particolare, vive una vera e propria rivoluzione, che i suoi principi sono stati resi nuovi, che tutti gli edifici costruiti dai nostri padri sono stati rovesciati. Quindi nel 1909 abbiamo due cose: la gente si interessa sempre di più alla fisica e sembra che il mondo stia cadendo, no? Tutto quello che era conosciuto prima sembra non valere più. Però dopo Lucien Poincaré vuole puntualizzare questa cosa e dice ancora: commetteremmo un'ingiustizia se provassimo a contestare l'enorme importanza dei recenti progressi e cercare di diminuire la gloria dei fisici contemporanei. Eppure, ad un più vicino esame, si vedrà che i nostri predecessori, in diversi periodi della storia, hanno avuto, come legittimamente noi stessi, simili sentimenti di orgoglio scientifico e hanno sentito che il mondo appariva loro trasformato e sotto una luce fino ad allora assolutamente sconosciuta. Quindi Lucien Poincaré ci dice: certo, c'è stata questa rivoluzione della fisica nuova, moderna, no? Però anche in passato, quando Newton ha scoperto le sue leggi, quando Galileo ha puntato il suo telescopio, sembrava che il mondo stesse ancora cambiando, no? Allora cerchiamo di capire insieme in che cosa sta questa novità della fisica moderna, che apparentemente sì, è un'evoluzione come ce ne sono state altre, no? Ora, se è certamente possibile condividere il pensiero di Poincaré che ci sono state altre rivoluzioni, dobbiamo però riconoscere che la fisica moderna non ci ha semplicemente consegnato una migliore teoria per capire l'universo, ma ci ha aperto le porte su un mondo non più a misura di uomo. Le straordinarie scoperte dei primi decenni del secolo appena trascorso ci hanno consegnato gli strumenti per comprendere l'infinitamente piccolo, che quindi non è a misura di uomo, e l'infinitamente grande, che non è a misura di uomo. Oggi avremo un intervento sull'infinitamente grande. Questo è forse il perché molti dei concetti propri della fisica moderna ci appaiono poco intuitivi. Essi, infatti, sono propri di un mondo che sembra non appartenerci. Banalmente potremmo dire che questa nuova fisica ha forse portato più domande che risposte. Se da un lato quindi siamo ancora inebriati da scoperte scientifiche che hanno più di un secolo, perché molte delle scoperte di cui parliamo oggi non sono state fatte l'altro ieri, sono state fatte nel 1905, dall'altro ci chiediamo: che cosa c'è ancora da scoprire? Che cosa ci porterà questa nuova fisica? Che non abbiamo ancora capito del tutto. C'è ancora molto lavoro da fare e lo farete voi questo lavoro, lo faremo un po' anche noi, ma soprattutto voi. Il tema di quest'anno è quindi la fisica moderna, tema ostico per quanto abbiamo detto fin d'ora, ma altrettanto affascinante e stimolante per giovani e meno giovani. Abbiamo visto negli studenti, ancora più che negli anni passati, un forte desiderio di comprendere e capire questa strana nuova realtà, così sorprendente da suscitare spesso incredulità. Moltissimi degli studenti con cui abbiamo parlato: ma è davvero così? Ma siamo sicuri che non è magia questa? E questo spero che vedremo dei video in cui apparentemente
ci sono dei fenomeni attorno a noi che sfiorano veramente la magia.